A Cava dei Tirreni la sanità è ancora un diritto? È stata questa la domanda che ha tenuto banco stamane nel corso di un incontro dibattito organizzato dall'insieme di associazioni Cava 2.0 che hanno avuto come argomento principale il futuro dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni, ma dell'intero sistema sanitario nel nostro territorio. Ne abbiamo parlato con Maurizio Di Domenico ed anche con il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, che ai nostri microfoni si è soffermato anche sul futuro del reparto di ostetricia e ginecologia che nei giorni scorsi è stato riaperto, seppur temporaneamente, dal TAR. Si vuol far passare come vittoria politica, per esempio, la proposta del nuovo atto aziendale. Non è stato salvato nessun posto, semplicemente il direttore generale dell'azienda San Giovanni di Ruggi d'Aragona ha presentato un atto aziendale che ora è alla Regione per la verifica ed eventuale firma definitiva. Ci sono peana di giubilo per esaltare questa vittoria. Di che? Stiamo sempre dalle qua. Il nostro progetto, il Cava Sanità 2.0, si prefigge proprio una rivisitazione della sanità sul territorio per semplicemente far sì che possa avvenire finalmente quello che la legge già prevede, cioè un'interazione assoluta tra medicina del territorio e medicina ospedaliera, cosa che al momento non è possibile. Perché? La medicina del territorio fa parte dell'ASL Salerno, la medicina ospedaliera fa parte dell'azienda universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, non si parlano tra di loro, noi ne paghiamo le conseguenze. In questi giorni c'è stata la discussione sul nuovo atto aziendale, questo atto aziendale è stato presentato alla Regione Campania per l'approvazione e questo atto aziendale di fatto riapre l'ospedale di Cava dei Tirreni attribuendo gli 87 posti letto. La questione fondamentale è che riaprendo e attribuendo appunto questi posti letto noi possiamo sperare gradualmente, partendo dalla salvaguardia dell'emergenza urgenza così come è stato ottenuto, di risistemare, ridare nuova dignità e una nuova possibilità di, come dire, rispondere appunto al diritto di salute fondamentale primario per i nostri concittadini. Nei giorni scorsi il TAR ha riaperto, seppur provvisoriamente, il reparto di ginecologia, ma al momento però l'azienda ospedaliera non ha ancora provveduto. La sentenza del TAR non è un'opinione, la sentenza del TAR è una sentenza del TAR e il commissario Cantone non può far altro, come qualsiasi altro cittadino, che applicarla. Quindi aspettiamo, facendo tutti gli atti ovviamente relativi, la comunicazione, la notifica e tutto quanto il resto, che si dia applicazione ad una sentenza del Tribunale.